siamo al Teatro Brancaccino di Roma, dove solo per pochi giorni, che è veramente un peccato, c'è uno spettacolo che si chiama L'arte è una caramella, sottotitolo Da Monna Lisa ai giorni nostri. E qui siamo in compagnia del regista, si presenti? Gianmarco Montesano e Carlo Vanoni, io. Chiaramente. Carlo, ecco. Intanto cominciamo, perché questo titolo così caramelloso, questo titolo gustoso avete scelto? Perché si parte da un'opera d'arte che è esattamente un mucchio di caramelle, un'opera d'arte contemporanea, e si parte da lì e poi la si abbandona per tutto il viaggio che c'è nello spettacolo e si ritorna alla fine dello spettacolo su quell'opera e spiegandone il significato. Questo, l'arte è una caramella. E poi perché l'arte è come una caramella, va prima scartata. No? Va assaggiata e dopo, solamente dopo averla assaggiata, uno la può giudicare. Invece nell'arte contemporanea uno neanche la scarta, la vede e dice non mi piace, allora no, scartiamola. Certo. Oh, e come è nato questo connubio fra voi due e anche l'idea di questo spettacolo? Vado io, vai tu. Vai tu. Vado io. Allora, è nata perché io ho scritto un libro con un amico che si chiama Luca Berta, questo libro si intitola A letto con Mona Lisa. Io lo stavo presentando con la casa editrice e ad assistere alla mia presentazione ci è venuto Gianmarco Montesano, il quale mi ha visto così interpretare il libro a braccio e mi ha detto: se ti scrivi un testo, se ci lavori, se, potrebbe diventare uno spettacolo d'arte. Ci siamo messi d'impegno, ho scritto il testo, abbiamo fatto le prove ed eccoci qua. Ed è diventato uno spettacolo. Eccoci qua, è diventato uno spettacolo. Esatto. Ecco, però peccato solamente per pochi giorni, perché dal 5, almeno qui a Roma, fino all'8 novembre. Ecco, poi lo porterete in giro, avete intenzione di proporlo. Adesso sentiamo il regista. Siamo stati in giro per molto tempo, ormai è un lungo giro che stiamo facendo. Adesso Roma è un po' la tappa centrale, insomma, non dico il traguardo, ma insomma, voglio dire, la tappa di montagna, ecco, la tappa decisiva per il tour. E poi vedremo dove andremo. Intanto posso annunciare che ne stiamo già elaborando un secondo. Ah, proprio la diamo già così come un'anticipazione. Sì, un'anticipazione, perché no? Così, perché no? Enigma, ecco, in modo enigmatico, senza proprio darla tutta. Esatto. Così. Questo andrà ancora in giro, adesso vedremo, non posso adesso in questo momento dire dove, come, quando, ma... Abbiamo intenzione di farlo. Abbiamo intenzione di tenerlo in repertorio. Eh sì, beh, certo. Ci sta dando grande soddisfazione. Ci sta dando grande soddisfazione, devo dire, sì. Ecco, e che tipo di pubblico incontra questo spettacolo? Vengono persone amanti dell'arte, vengono curiosi, chi si approccia con questo spettacolo? Viene ogni pubblico, vengono inizialmente, siamo stati dagli estimatori di Carlo Vanoni, poi ha fatto Valanga, questa piccola palla di neve, questa boule de neige, ha fatto Valanga e si è portata dietro tanti altri spettatori che non provenivano più necessariamente dal mondo dell'arte, ma si è allargata fino al pubblico teatrale. E sono quelli che poi ci hanno dato le grandi soddisfazioni, perché finché vedi un pubblico interessato all'arte, giochi in casa. Certo. Ma quando viene quello e dice: io proprio l'arte, ma mi hanno portato qui per sbaglio, invece ci tornerò la volta prossima. Certo. Questa è la gente che era proprio agli antipodi, diciamo. Esatto, proprio strana, c'è gente che l'arte proprio dice: io mai mi sono interessato. Invece venendo a teatro, ecco. Attraverso il teatro, attraverso un'opera d'arte specifica che è quella del teatro, l'arte contemporanea adesso lo vedo in altro modo e tornerò ancora. Però non è solo arte contemporanea, perché il titolo è Da Monna Lisa ai giorni nostri, è un viaggio. È un viaggio. C'è tutta l'arte, perché l'arte è sempre contemporanea. Anche però con sottofondo musicale, chiaramente, no? Questo viaggio. Più che sottofondo è coprotagonismo drammaturgico, perché Carlo Vanoni esegue dal vivo le musiche, non è un sottofondo. No. La musica è anche protagonista. Anche protagonista. In parallelo, in confronto con le arti visive, la musica ha un ruolo di coprotagonista in questo spettacolo, perché poi in fondo il teatro
wagnerianamente inteso, mi sia concesso, non devo dire questo. Wagnerianamente si può dire, sì, una volta. È una volta, è inteso in questo modo, una volta solo. È che qua il teatro è il compendio di tutte le arti. E vale a dire che qui sul palcoscenico si convocano tutte le arti, tutte in quanto tali, con uguale dignità, non una serva dell'altra ad accompagnare l'altra, ma tutte coprotagoniste. E allora, sperando che abbia messo in curiosità questa intervista il vostro spettacolo, ci auguriamo che ormai, i giorni sono pochi, però se viene giustamente ripreso, chiaramente qualcuno poi ancora si aggiungerà. Chiaramente. Sì, ecco. Vi aspettiamo. Ecco. Grazie. Grazie a voi. Di Summer TV, Giancarlo Leone.